quello che è stato il cuore produttivo di Venezia, dove si costruivano e riparavano le navi della Serenissima, è stata ricavata per alcuni mesi una cittadella dell'architettura, alla quale si accede passando attraverso una grande porta disegnata da Aldo Rossi. Una cittadella, per essere più precisi, di un genere di architettura ancora poco noto al grande pubblico, quella che paradossalmente alcuni critici hanno chiamato postmoderna, perché è nata da una sorta di ribellione contro i dogmi dell'architettura moderna, divenuta anch'essa una specie di stile con le sue regole e le sue leggi. La mostra si apre con un omaggio a tre maestri, che da più di 20 anni hanno orientato la loro ricerca in modo da riallacciare un legame con la storia, con i luoghi e con la tradizione architettonica. Philip Johnson sta realizzando a New York questo grattacielo che intenzionalmente si ispira alla Cappella Pazzi di Filippo Brunelleschi, riproponendo nell'ingresso il tema dell'arco affiancato da aperture architravate e nella parte posteriore il tema della galleria pubblica, ottocentesca, coperta da una volta di vetro. Ignazio Gardella ha sempre guardato alla lezione della storia senza inibizioni. Maestro del razionalismo, nel dopoguerra è tra i primi a riproporre citazioni e reinterpretazioni di forme dell'architettura classica. Mario Ridolfi è il poeta della tradizione artigianale. I suoi disegni sono la testimonianza appassionata della fiducia nel valore intellettuale del mestiere dell'architetto. Il cuore della mostra di architettura della Biennale è costituito dalla Via Novissima, una vera e propria strada fiancheggiata di facciate lunga 70 metri, realizzata con strutture provvisorie a cura dei tecnici di Cinecittà. Per progettare le 20 facciate sono stati chiamati 20 architetti di tutto il mondo, le figure emergenti di questa nuova tendenza che compie una svolta radicale rispetto al linguaggio scarno ed elementare dell'architettura moderna che siamo abituati a vedere nelle nostre periferie. Si chiama Via Novissima perché si riallaccia ad una delle più grandi esperienze urbanistiche del Rinascimento, la Via Nuova, costruita a Genova alla fine del Cinquecento. L'idea della strada è nata perché volevamo che la mostra non fosse solo una mostra di fotografie. Le mostre di fotografie comunicano pochissimo, sono estremamente noiose. Riuscire a far capire qualcosa dell'architettura vuol dire mettere le persone dentro un'architettura, cioè a contatto con l'architettura, la quale trae significato, diventa qualcosa di reale solo se c'è l'uomo che le dà la misura, che consente di coglierne appunto il rapporto con l'uomo. Quindi è nata anzitutto perché la mostra di architettura della Biennale fosse una vera mostra di architettura e non solo una mostra magari di belle fotografie. Ma
C'è anche una ragione più profonda. La ragione è che la cultura architettonica ritorna oggi alla strada, intesa come, diciamo, uno spazio racchiuso tra due quinte, dopo essersi accorta che la ricerca di grandi spazi illimitati, di spazi aperti, ha prodotto una disgregazione della città. Quindi la Via Novissima è il simbolo del ritorno alla strada e alla piazza come elementi costitutivi della città, senza i quali non è possibile creare città. Si crea periferia, si creano dormitori, si creano magari accoppiamenti bellissimi dell'architettura con la natura, ma non appunto strutture urbane nel senso che questa parola ha acquistato nella civiltà occidentale. La prima idea della Via Novissima mi è venuta a Berlino visitando una specie di grande Luna Park, la Christmas Platz, che costruiscono tutti gli anni proprio in un angolo della Alexanderplatz. Ed è un stupendo Luna Park in cui non ci sono solo delle baracche, ma sopra le baracche delle specie di case, delle case appunto fittizie, che però servono proprio in questo spazio indefinito a creare un angolo in cui la gente si riconosce, in cui la gente ritrova la propria identità e soprattutto ritrova il momento del gioco, del divertimento, uno sprone immaginario. Per me aveva un particolare valore rievocare il senso della strada, perché io sono nato a Roma, che è una città fatta essenzialmente di strade e di piazze, una città chiusa, una città in cui è difficile incontrare un albero nella scena urbana tradizionale, in cui tutto è costruito e in fondo le strade sono come dei corridoi di una casa, sono appunto degli spazi in cui l'incontro tra le persone è agevolato da questa specie di rispecchiamento accogliente. Ecco, Roma è stata spesso paragonata anche a un paesaggio naturale, un paesaggio fatto appunto di valli strette come sono quelle scavate nel tufo nel paesaggio del Viterbese, e probabilmente prima di essere costruita come città Roma era un paesaggio di questo genere. Io credo che questo bisogno dello spazio racchiuso è qualcosa che l'uomo ha riscoperto, l'uomo moderno ha riscoperto, e che quindi in questo momento sia un'ipotesi molto vitale quella di ritornare alla strada. Le prime facciate dell'architetto Rem Koolhaas, un olandese, e di Nino Dardi sono le più vicine al linguaggio dell'architettura moderna, con le loro superfici chiare, gli effetti di trasparenza e il gioco volumetrico. Riccardo Bofill, un architetto catalano, ha scelto invece di rievocare sulla sua facciata un ordine architettonico a bugne di gusto classico, un elemento che riappare come tema dominante nel grande edificio per abitazioni che egli sta costruendo a Marne-la-Vallée, una ville nouvelle vicino a Parigi. Esposto nella mostra, ma ho realizzato il portale che dà accesso alla mostra dei giovani, disposta in un ballatoio più alto. È facile riconoscere in questa facciata il ricordo di Borromini, della chiesa di San Carlino e della facciata concavo-convessa dell'oratorio dei Filippini. La facciata si inflette per raccogliere al centro uno spazio vuoto, una metafora del corpo umano, che propone l'immedesimazione tra chi osserva l'architettura e l'architettura stessa, che replica forma e gesti e tende a caratterizzarsi come un volto.
Michael Graves è uno dei Five Architects di New York. Da tempo egli ha abbandonato il linguaggio geometrico razionalista delle sue prime opere ed è alla ricerca di un nuovo modo di comporre, basato su pochi principi elementari, un modo che rievoca le costruzioni dei bambini fatte con pezzi di legno che si montano uno sull'altro. Thomas Gordon Smith, un californiano appena trentenne, rievoca senza complessi i grandi temi dell'architettura michelangiolesca, in particolare lo spazio compresso dalla incorniciatura dell'ordine architettonico. Le case che ha realizzato in California sembrano viste in sogno, ottenute da un montaggio libero, spregiudicato, di pezzi estratti dalla memoria. Sulle metope della sua facciata, tra capitelli fatti con i curvilinei, strumenti del mestiere di architetto, occhieggiano come santi protettori Bernini e Borromini. John Greenberg adotta gli ordini classici in modo quasi passivo, riprendendo il discorso interrotto della cultura ottocentesca, dell'École des Beaux-Arts. La sua facciata è una citazione letterale dell'arco del Tempio di Termesso. Gli edifici che sta costruendo mescolano ricordi di Villa Adriana e delle opere di Behrens e di Hoffmann. Robert Venturi è uno dei maestri riconosciuti di questo nuovo orientamento dell'architettura. L'ingrediente principale del suo dialogo con la storia è l'ironia, il riferimento alla immagine deformata delle forme storiche che vive nella memoria collettiva. L'idea di tempio, di colonna, che l'immaginazione infantile o volgare si forma, diventa lo spunto poetico per un apologo sui fondamenti originari dell'architettura. Stern
di fronte alla facciata di Venturi, ha costruito uno schermo trasparente su cui gli stessi temi della facciata di Venturi si proiettano, creando un gioco di luci e di trasparenze. L'ordine classico è smembrato, distorto, come in una caricatura il profilo di un volto. È il pretesto per provocare la memoria, per suscitare l'immaginario. Ogni forma mette in moto il meccanismo della memoria, ne richiama altre, schiude il magico regno della metafora. Charles Moore costruisce il suo spazio animato da colori tenui, componendo archi di dimensioni diverse in una specie di palcoscenico a quinte. I disegni su carta trasparente pendono dall'alto come nastri. Il tema prediletto della sua ricerca è lo spazio urbano, inteso come oasi contemplativa. La Piazza d'Italia di New Orleans, la sua opera più nota tra quelle recenti, ha provocato scandalo, ma riscuote l'entusiasmo della comunità italiana che in essa ha ritrovato la propria identità, attraverso forme che si riallacciano a frammenti come in un'antologia delle grandi piazze d'Italia. Con Konrad Ungers torniamo in Europa. Come sfondo dei suoi progetti, Ungers ha scelto un tipico paesaggio tedesco e le sue opere sono traduzioni semplificate corrispondenti alle nuove tecnologie di prototipi antichissimi, i prototipi delle case che compongono le quinte delle città tedesche. L'architettura torna a intessere un rapporto strettissimo con i luoghi e le tradizioni regionali, abbandona la sterile ricerca di uno stile internazionale adatto per qualsiasi latitudine, per qualsiasi contesto culturale. Accanto all'ecologia naturale si pone il problema di un'ecologia artificiale che studi gli equilibri tra la vita dell'uomo e l'ambiente che gli ha creato in secoli di esperienze. Paul Klaius compone la sua facciata con elementi estranei, come in un sogno, è in effetti una rievocazione letteraria. E della tradizione tedesca, Klaius indaga soprattutto la componente classica e razionale, la grande eredità di Schinkel che ha costruito Berlino.
In Hans Online domina lo spirito viennese, invece. La sua facciata è come un arguto epigramma di Krauss e mette in rapporto le antiche colonne dell'arsenale con l'idea di colonna e con le sue possibili metamorfosi, dal tronco nodoso, che rievoca la genesi lignea dell'ordine classico, alla colonna vegetale, alla colonna edificio, proposta da Adolf Loos per il grattacielo del Chicago Tribune. Per il gruppo romano architetti e urbanisti, il Grau, l'immagine di riferimento è un colombario romano, dove si conservavano le ceneri dei morti. Le urne di coccio poste nella struttura sono tante quanti sono gli architetti del gruppo, che all'interno espongono le loro opere come i quadri di una quadreria rinascimentale. La tradizione classica e del Rinascimento italiano rivive criticamente nelle loro ricerche, tra le prime in Europa a realizzare un consapevole distacco dalla tradizione del movimento moderno. Leon Krier, un architetto del Liechtenstein che insegna a Londra, è tra i più paradossali sostenitori di un ritorno all'antico che reintegri della città gli elementi costitutivi tradizionali, la strada e la piazza. La nostalgia è rivoluzionaria, afferma Krier, e dietro la sua facciata illustra i progetti alternativi per la ristrutturazione di Bruxelles, concordata con i comitati di quartiere e sostenuti da comitati di lotta che rivendicano il diritto alla città.
Purini, un virtuoso del disegno di stampo piranesiano, gioca con la luce e con i segni che sulle cartilagini della sua facciata rievocano un'arcana nozione di casa, di capanna, e nello stesso tempo l'immagine di un volto con gli occhi e il naso. Il tema della edicola, che dall'Alberti a Palladio al Vignola è stato alla base delle grandi facciate religiose dell'architettura italiana, è recuperato con sottile eleganza. Massimo Scolari è architetto e dipinge architetture con una tecnica da miniaturista. Nella sua facciata la miniatura diventa improvvisamente architettura, frammento urbano, proteso in avanti, spazio invitante e anch'esso momento di provocazione dell'immaginario. La mostra di Venezia parte da un'ipotesi molto chiara, che il movimento moderno sia ormai morto e seppellito e anche da parecchi anni, cioè ha perso completamente il suo significato storico, la sua vitalità e si è ridotto a uno stile forse peggiore di tanti altri, nel senso che è uno stile moralistico e povero, con un repertorio formale estremamente ridotto. Quindi la mostra serve a dimostrare che c'è un dopo, che è possibile reagendo, invece di continuare a tenere in vita questo cadavere con delle iniezioni che lo rendono quasi vivente, ma in realtà fondamentalmente inesistente. Ecco, c'è un dopo, si tratta di costruire insieme un dopo sulla base di quella grande libertà che c'è sempre quando ci si libera dei grandi padri. E in fondo la mostra di Venezia ha il merito di cogliere allo stato nascente questo episodio di liberazione, questo ritorno degli architetti a un atteggiamento di pieno possesso del proprio linguaggio tradizionale. La Via Novissima non è un modello da riproporre letteralmente, ma un invito alla riflessione. Un esempio di cosa potrebbe tornare ad essere la città se nell'architettura restituissimo spazio all'immaginazione e facessimo cadere proibizioni anacronistiche che vietano agli architetti di servirsi, come nel linguaggio parlato facciamo comunemente, di parole antiche che hanno ancora un senso preciso per noi e che fanno parte di quel grande patrimonio che è la memoria collettiva.